Ecco Ollivander. Spero proprio possa aiutarmi a creare la bacchetta dei custodi. È una fortuna averla qui. Sono insuperabile nel mio incantare. Revelio! Salve, signor Ollivander. Mi chiedevo se potesse aiutarmi con una faccenda. Certo! Il professor Fig mi ha annunciato il tuo arrivo con un gufo. È stato un po' criptico. Mi ha detto che ti serve una bacchetta speciale e che mi avresti portato tu i materiali. Sì, signore. Eccoli qui. Oh, cielo! Straordinario! È davvero insolito. Sarò sincero. Non ho mai realizzato una bacchetta così. Ne ho riparate, quello sì, ma è tutt'altra cosa. Mi vuoi mettere davvero alla prova, eh? Penso di poter lavorare con quanto da te fornitomi. Vedremo cosa riesco a fare. Ho finito! Devo avvisarti, non ho mai visto una bacchetta come questa. Sospetto che, come suggeriva il professor Fig nella sua lettera, sia concepita per uno scopo ben preciso. E che sia inutile per qualsiasi altra cosa. Ho capito. Grazie. Non c'è nessuno ad aiutarti ora. Ho organizzato un incontro faccia a faccia. Oh, andiamo. Non c'è bisogno di fare scenate. Visto quel che sa ora Ranrok, sarai concorde che i nostri interessi sono allineati. I nostri interessi non saranno mai allineati. Lasceresti che i Goblin si prendano ciò che ci spetta? Il deposito finale appartiene alla stirpe magica. È da sciocchi non collaborare. Cosa nascondi lì? Questa visita da Ollivander avrà forse a che fare con la nostra ricerca comune? Non so di cosa tu stia parlando. Quel deposito è mio. Di diritto! Non è quello che Charles Rookwood avrebbe voluto. Che arroganza. Non avrei dovuto provare a ragionare con un moccioso. Lo dico sempre, i bambini devono essere visti e non uditi. Bombarda! Bombarda! Viola, la tutta in raggio!
proprio che sei nel posto. Esplodito! Vedi di sì. Confringo! Reducto!
Il regno di Rookwood è finalmente finito. Dovrò mandare un gufo a Nazi. Prima però, meglio tornare alla sala delle mappe e riferire a Pig cos'è successo. Rebellion!